Eldon Chance è un neuropsichiatra alla soglia dei 50 anni che tira avanti con i pochi clienti dello studio e con delle perizie per il tribunale. Dopo essersi innamorato di una sua paziente, scopre che il marito di questa è un poliziotto corrotto che ha le mani in pasta con la mafia romena e ha deciso di fargli pagare la sua audacia. E fa sul serio. Il dottore non sa che fare perché non si è mai trovato in una situazione del genere. Però un giorno incontra Big D, che gli spiega, senza fare troppe chiacchiere, che certe cose non possono essere risolte sul piano della legge e che a volte ci vogliono le maniere forti. Chance è un noir da cui è stata tratta una serie televisiva in 2 stagioni, di un certo effetto. Il cognome del protagonista, che dà il titolo al libro, allude inizialmente alla possibilità di rifarsi una vita con la donna che crede essere perfetta per lui dopo la separazione dalla moglie, ma pian piano si trasforma in qualcosa di più complesso e originale. La possibilità di cambiare prospettiva, modo di vedere le cose, e con essa la possibilità di essere diverso. Questo romanzo è la rivincita di tutti quelli che si sono sentiti impotenti e frustrati almeno una volta nella vita. Ed è anche un monito. Certe decisioni ti cambiano ancor prima che tu le metta in atto. Chance fa riflettere da un'angolazione nuova e pone un dilemma morale. Ma poi non è questo che fa sempre il noir.